Lavoratori, imprese, famiglie, partite IVA sono i quattro punti cardinali della manovra da 40 miliardi da oggi al Senato. Giampiero Scarpati. Aiuti a famiglie e imprese e nuove risorse per la sanità. Nella manovra da 40 miliardi c'è il blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021 e altre 12 settimane di cassa integrazione Covid pagata dallo Stato. Per le imprese arriva il rifinanziamento degli incentivi per Industria 4.0 e gli sgravi per le assunzioni di giovani sotto i 35 anni e le donne, decontribuzione al 100% per le imprese del Sud. Partite IVA, chi ha subito perdite causa Covid, non pagherà contributi per un anno. Per gli iscritti alla gestione separata INPS arriva una nuova cassa integrazione, un sussidio fino a 800 euro al mese per 6 mesi. Una novità importante per le famiglie. A luglio debutta l'assegno unico universale per i figli. Dovrebbe arrivare fino a 250 euro al mese a figlio. Il congedo per i neopapà sale da 7 a 10 giorni. Nella manovra anche una pioggia di bonus, dagli occhiali ai rubinetti. Il super bonus edilizio al 110% viene prorogato fino a giugno 2022. Per i lavori effettuati al 60% si potrà sfruttare l'incentivo fino alla fine dell'anno. Confermati anche gli incentivi auto per l'acquisto di auto green, ibride ed elettriche. In caso di rottamazione il bonus può arrivare fino a 10.000 euro. Per le nuove Euro 6 si arriva fino a 3.500 euro. La morte del politologo Giorgio Galli, scomparso.